Il circus del Top Jet Italian Trophy arriva a Vallelunga dopo la pausa estiva, ancora una volta nel prestigioso ambito dell'ACI Racing Weekend. Il penultimo appuntamento della serie organizzata da Piero Longhi è stato particolarmente sentito dal momento che avrebbe potuto assegnare i titoli assoluti della Formula 2000 e della F2.0 Cup, con Brainic e Azzori vicinissimi alle rispettive vette. In questa circostanza si sono presentati in 25 sul circuito intitolato a Piero Taruffi, 18 nella Formula 2000 e 7 nella F2.0 Cup. Nella prima divisione spiccano i sei piloti della Super Formula e fra questi Paolo Brainic, che ha avuto qui il primo match point per chiudere a suo favore il discorso campionato. Obiettivo alla sua portata sia per le sue capacità sia per la supremazia della Dallara F320 assistita dalla NV Racing. Hanno provato a contrastarlo il giovane ungherese attuale secondo in graduatoria Benjamin Berta sulla F316 con nuovo motore Mercedes e Bernardo Pellegrini su F313 del team HT Powertrain, sempre tra i più performanti in pista. Ambivano al podio anche il portacolori della One Management Renato Papaleo e Riccardo Perego, entrambi su F317. Iscritta in Superformula anche la figlia d'arte Giugiu Noda, molto impegnata in questa stagione al volante della sua Formula Region. それ良かったかなと思います。明日のレース頑張ります。Ciao! Andrea Benalli, non presente ma già campione della categoria Pro, ha lasciato spazio alle ambizioni di ben sei agguerriti driver. Si sono dati battaglia quindi Davide Pedetti con la Dallara F316 del Nannini Racing, lo svedese Stig Larsen su F312 del team Automobile Tricolore e Patrick Bellezza su Dallara F300. Nella stessa categoria anche Lander Main Shibi su F308 e Marco Antonino Rinaldi su F302 del Sud Motorsport, mentre Enrico Milani ha dovuto abbandonare prima di gara 1 per un problema tecnico al propulsore della sua 308. In Pro AM è ancora accesa la lotta per il titolo tra Francesco Solfaroli, che porta in gara una F308 del Facondini Racing, ed Edoardo Bonanomi con la F3 Migal. Nella stessa categoria Giorgio Berto si è schierato anche lui su F308 sotto le insegne del BMG Motors. Sfida tutta su Motorsport in classe AM tra Salvatore Marinaro su F310 e il francese Jean-Luc Nery e Armando Stola, che invece dispongono di due F311. Pronto ad esultare per il titolo F2.0 Cup, Francesco Azzori, il più accreditato in classe Open, anche a Vallelunga tra i piloti delle Tatus Renault, con il compagno di squadra alla Derva Corse Christian Caramuscia, Stefano Palumbieri del PLM Racing ed Edoardo D'Amicis del Viola Racing. Altrettanto appassionante la sfida in classe Light, che ha visto impegnati il leader Fabio Turchetto della SD Ruote Scoperte e con gli stessi colori Andrea Masci, al meritato e ricco di aspettative esordio in categoria. Ha completato lo schieramento della Light Giancarlo De Virgilis dell'Alfa Team Racing. Il weekend romano di gare è stato preceduto da avverse condizioni meteorologiche, con la pista in condizioni impossibili fino alle prime libere di venerdì, nelle quali si è girato con tempi di oltre 15 secondi superiori alla media. Qualifica, Bernardo Pellegrini lancia la sua sfida ottenendo la pole.
Il driver veneto, ottimizzando al massimo le caratteristiche della sua super formula Dallara, ha bloccato il cronometro su 1 minuto, 29 secondi e 173 millesimi. E noi abbiamo un grosso rammarico, non abbiamo qui con noi il nostro direttore tecnico sportivo, è tutto per noi nel nostro team, Pasquale Penta, che qui saluto. Lui in questo momento sta recuperando la sua salute e speriamo nel miglior modo possibile, nel più breve tempo possibile. Dal punto di vista sportivo è andata molto bene perché oggi era la giornata della qualifica, abbiamo fatto la pole, la macchina è andata molto bene anche su sue indicazioni telefoniche e siamo riusciti ad agguantare la pole che ovviamente io personalmente come amico dedico proprio al mio amico Pasquale. Respingendo l'attacco del leader di campionato Paolo Breinic che si è avvicinato nelle ultime tornate fino a 479 centesimi. Seconda fila per il giovane ungherese Benjamin Berta su Dallara F314 che ha subito dimostrato la potenzialità del nuovo propulsore Mercedes. And we have done with the qualifying, it was a really big mess with all these slow cars in front of me and around me, but first of all congratulations for to Pellegrini because he done a very good lap and also to Paolo and I could be manage only P3 and yeah. E Renato Papaleo con la F317 del team One Management. Quinta prestazione per Riccardo Perego, anche lui su una Super Formula F317, mentre spicca tra le Formula 3 Pro AM Francesco Solfaroli, che con la F308 del Facondini Racing ha fatto segnare il sesto crono assoluto. E settima in qualifica la bravissima Juju Noda, sempre più a suo agio sulla Formula Regional. Per quanto riguarda la F2.0 Cup, ancora una volta più veloce il risultato Francesco Azzori, assistito dal team Derva Corse, con il tempo di 1 minuto 33 secondi e 31 millesimi. Un ottimo piazzamento assoluto, quindi ci vediamo domani in gara 1 e sicuramente insomma l'esito già lo sapete, non devo ribadire nulla, quindi ci vediamo domani sul podio di gara 1. Secondo tra i piloti con le Formula Renault Francesco Palumbieri e terzo Edoardo D'Amicis, tutti di classe Open, mentre tra le Light il più avanzato dello schieramento è stato Fabio Turchetto rispetto ad Andrea Masci e Giancarlo De Virgilis. Gara 1 ha riservato emozioni a colpi di scena soprattutto nei primi giri. Al via il gruppo sfila senza problemi, solo un lieve ritardo della vettura di Riccardo Perego che poi recupererà con un grinta. Nel corso del secondo giro l'episodio che ha caratterizzato l'intera gara. Il contatto tra le super formula di Bernardo Pellegrini e Paolo Breinic, entrambi costretti al ritiro. Il primo dopo il tentativo di sostituzione della gomma forata, l'altro per la rottura di un braccetto. Dopo la ripartenza dietro la safety car, via libera per Berta che cominciava ad inanellare giri veloci fino al best lap di 1 minuto 30 secondi 603 millesimi. Alle sue spalle intense le lotte tra gli altri protagonisti con la giapponese Juju Noda in evidenza sin dai primi giri. Nella Formula 2.0 Cup Francesco Azzori è subito primo con gli altri piloti della Open. Stefano Palumbieri e Riccardo D'Amicis che restano in scia, così le posizioni si stabilizzano fino al traguardo. Berta chiude la sua corsa in 27 minuti 32 secondi e 699 millesimi, precedendo Perego di 11 secondi e 767 millesimi, con Papaleo a soli 211 centesimi. La lotta per il secondo posto negli ultimi giri è stata davvero appassionante, con tanti tentativi di sorpasso e relativi bloccaggi di ruota. Francesco Azzori, team Derva Corse.
Hello guys, we are here after race one. It was a bit hard race because there was some crash and some safety car as well during the race, but I could manage to win the race, and yeah, I hope that I could do the same tomorrow. See you guys. Quarta piazza per Juju Noda, la driver giapponese molto competitiva su Formula Regional. Quindi Davide Pedetti sulla Dallara F316 della Lanini Racing, che ha così colto il successo della classe Pro. Sesto Francesco Solfaroli, leader indiscusso della Pro AM con la Dallara F308 del Facondini Racing. Chiude settimo il vincitore della F2.0 Cup, Francesco Azzoli. Come potete intuire, abbiamo vinto il campionato, quindi la gara di domani sarà sicuramente molto più rilassante, e il mio invito è quello di guardare la gara del Mugello, perché saremo a bordo di una Formula 3, quindi ci divertiremo molto di più. Ottavo, nonché secondo della Pro, Stig Larsen. Sicuramente in una delle sue migliori gare dell'impegnativa stagione 2022. Nona piazza per Stefano Palumbieri, che quest'anno ha firmato tanti secondi posti tra le Formula Renault, e meritata decima posizione per Patrick Bellezza, terzo tra le Formula 3 Pro. Competitivo con la sua F300, una vettura certamente non di ultima generazione. Nelle altre classi, Edoardo Bonanomi su Formula 3 Migal e Giorgio Berto su Dallara F308 completano nell'ordine il podio della Pro AM. Armando Stola, anche lui su F308, precede Jean-Luc Nery su Dallara F311, e nella Light della F2.0 Cup Fabio Turchetto si impone su Giancarlo De Virgilis dopo l'abbandono dello sfortunato Andrea Masci. È successo di tutto in questa seconda giornata di gara del Top Jet Italian Trophy, con due Dallara assenti dallo schieramento: la F316 di Riccardo Perego, secondo in gara 1, e la bella F300 di Patrick Bellezza, che non sono riusciti a partire. Al via Pellegrini mantiene il primato, mentre dietro c'è battaglia per il secondo posto tra Breinic e Berta. Seguono Renato Papaleo su F317 della One Management e Juju Noda su Formula Regional. A metà gara, Berta, adesso veramente competitivo con la nuova motorizzazione Mercedes, prova ad attaccare Breinic, che si difende fino al momento dei doppiaggi. Quando è proprio il leader di campionato a prendere il vantaggio e tornare sotto Pellegrini, che nel frattempo sembrava avere preso il largo. Da quel momento i primi si sono scambiati più volte la posizione, fino al sorpasso risolutivo di Breinic, che si presentava all'arrivo in 27 minuti, 8 secondi, 462 millesimi, con 4 secondi e 502 millesimi di vantaggio su Berta. E proprio sul traguardo ha sopravanzato Bernardo Pellegrini, rallentato da evidenti problemi al cambio. Quarta piazza per Renato Papaleo, che dopo l'appassionante duello di gara 1 con Riccardo Perego ha fatto con la sua F317 gara 2 in solitudine. Oggi abbiamo dimostrato la nostra posizione, e quindi diciamo una gara bella. Siamo partito bene, ero quasi in sorpasso già alla prima Cimini, e in realtà poi c'è stato il comportamento di Pellegrini di ieri, quindi c'era un tentativo di lanciarmi subito fuori pista in maniera antisportiva, come sempre. Ma da quel punto ho detto vabbè, desisto qua, lo sorpasso poi. Pellegrini mi ha ripassato. Ma avevo ancora un giro, in un giro si fanno 700.000 cose, cioè da Mansell a Senna ce l'hanno sempre detto, no? Quindi in ogni curva si può passare, e così abbiamo fatto. Ciao! Mentre c'è stata grande bagarre per la quinta posizione con l'under giapponese Juju Noda, che ha preceduto Davide Pedetti sulla Dallara F316, primo di classe Pro. Azzori ha chiuso settimo nell'assoluta davanti all'altra Tartus Regional di D'Amicis, mentre hanno completato la top 10 lo svedese Stig Larsen e l'altro under Mei Shibi, rispettivamente su F312 e F308, entrambi ai posti d'onore della Pro.
Nelle altre classi di Formula 2000, successo di Edoardo Bonanomi su F3 Migal della Pro AM davanti a Giorgio Berto e da Francesco Solfaroli, attardato da uno stop nei primi giri e primo gradino del podio di classe F3 AM per il francese Jean-Luc Nery davanti ad Armando Stola. Fra le light della F2.0 Cup si conferma dominatore di questa stagione Fabio Turchetto, che dopo il successo di gara 1 si è imposto anche in gara 2. Questa pista mi è piaciuta tanto, è molto faticosa, però mi sono divertito tanto. Vincere questo magnifico campionato, l'esordio per me su Formula Renault, e poi farlo davanti al pubblico di casa è stato qualcosa di veramente entusiasmante. Chiudere qui i giochi è stato veramente super bello e super divertente. L'ultimo appuntamento del 2022 col Top Jet Italian Trophy è previsto al Mugello il 15 e 16 ottobre.